Qualcuno vi sta guardando. Due occhi indagatori osservano i vostri movimenti dal cuore della foresta finlandese. Un udito acuto coglie il suono dei vostri passi prima ancora che voi stessi possiate sentirlo. Il vento porta il vostro odore a narici molto sensibili. E prima che vi rendiate conto di tutto questo, l'alce se n'è andato. Il più grande mammifero selvatico finlandese si muove nel suo habitat come un'ombra, senza rompere un solo ramoscello. Anche le persone che passano molto tempo nella foresta finlandese riescono a vederlo raramente, nonostante ve ne siano circa 100.000 esemplari. Il lungo inverno finlandese è il periodo dell'anno più duro per gli abitanti della foresta. Il giorno è corto, l'aria è fredda. La neve ricopre il terreno e le sue riserve di cibo. Il cardellino si ciba dei semi che riesce a trovare sugli alberi. E così pure lo scoiattolo rosso. Più grossi hanno parecchi problemi. Fortunatamente le lunghe zampe sono loro di grande aiuto per muoversi nella neve. La grossa taglia contribuisce a conservare il calore del corpo e la folta pelliccia invernale fornisce un buon isolamento, poiché ogni pelo è cavo e pieno d'aria. Ma come può la foresta sfamare in inverno un animale che durante la stagione estiva consuma fino a 50 kg di fogliame fresco al giorno? I pini costituiscono la base della dieta invernale degli alci. Le gemme e gli aghi contengono tutte le proteine, le vitamine e i minerali di cui questi animali hanno bisogno. Come rifugio invernale, l'alce sceglie un luogo in cui vi siano poca neve e riserve di cibo sufficienti. L'alce integra la sua dieta con i ramoscelli e la corteccia della betulla, altri alberi caducifogli e arbusti. L'alce è un ruminante, proprio come le mucche e le pecore. Il fatto di ruminare il bolo e di avere lo stomaco diviso in quattro cavità fanno sì che l'animale ottenga tutto ciò di cui ha bisogno anche da cibo di scarsa qualità nutritiva. Tuttavia, anche negli inverni meno freddi, l'alce perde peso. Oltre ad ingerire una minore quantità di cibo, consuma anche una parte dei propri tessuti. La femmina ha bisogno di molto cibo, poiché in inverno porta quasi sempre in grembo due piccoli. Il folto ciuffo sul collo indica che l'animale vicino a quest'alce è nato l'estate precedente. Forse è il primo frutto di questa femmina. Quando i primi uccelli migratori cominciano a fare la loro comparsa, il crociere sta già nutrendo i suoi piccoli. Anche se il loro aspetto è molto simile a quello degli uccelli adulti, non sono ancora in grado di aprire le pinne. L'aria tiepida della primavera riscalda la natura intorpidita. La neve e il ghiaccio si sciolgono. L'acqua idrata le radici e permette alla linfa di circolare. Per le piante della Finlandia, l'inverno è una lunga stagione secca. Il fagiano si mette in mostra. La lepre di montagna cambia il suo mantello invernale completamente bianco con quello estivo di color marrone. La temperatura mite attira fin qui dal sud la ballerina bianca ed altri uccelli insettivori. Cominciano ad aprirsi i primi fiori. Yeah.
Ecco il Germano Reale alle prese con il suo richiamo primaverile e le simpatiche cinci allegre. Anche l'alce ha abbandonato il suo pallido mantello invernale. Quando la neve si scioglie, si evidenziano i rami sottili dei cespugli di mirtillo. Non hanno ancora le foglie, ma sono ricchi di germogli saporiti e nutrienti. All'inizio della primavera non c'è molto fogliame fresco nella foresta. I vicini terreni coltivati sono invece molto invitanti. Al tramonto, la femmina dell'alce lascia la foresta e si avventura nel campo. È seguita dal suo piccolo, che essendo nato la primavera precedente, ha ormai un anno. Quando la femmina dell'alce si prepara a partorire nuovamente, reagisce allontanando il piccolo. Il giovane alce sembra indeciso. Senza dubbio gli riesce difficile adattarsi a questa nuova situazione. D'ora in avanti, che lo voglia o no, dovrà imparare a badare a se stesso. Non sono solo gli alci ad essere attratti dalle messi, anche i caprioli le trovano molto invitanti. Questa specie è presente in Finlandia, nei pressi del Golfo di Finlandia e del Golfo di Botnia. Il cervo a coda bianca è stato portato qui dal Nord America. L'inverno non può dirsi veramente finito finché non spuntano le foglie sugli alberi e sui cespugli. Le foglie del lampone sono croccanti, saporite e nutrienti. La foresta fornisce all'alce femmina il cibo migliore, proprio quando essa ha maggiormente bisogno di sostanze nutritive. Il momento del parto si sta avvicinando. È molto probabile che l'evento si verifichi durante la notte. La fitta vegetazione ripara il nuovo nato nel periodo in cui è più vulnerabile. Il piccolo alce rimane nel luogo in cui è nato per qualche giorno. Mamma alce non si allontana mai troppo dal suo piccolo, ma riesce a mimetizzarsi talmente bene che spesso, imbattendosi in un cucciolo, si è portati a credere che sia stato abbandonato. Ad intervalli di qualche ora, la madre torna ad allattare il cucciolo. Se c'è la minaccia di qualche pericolo, il piccolo è in grado di alzarsi e di seguire la madre. A soli 3 giorni sarebbe in grado di tener testa ad un veloce cane da caccia. Molti altri abitanti della foresta hanno aiutato i cuccioli, dal piccolo scricciolo all'imponente gufo reale. Nella foresta giugno è un mese di rigogliosa crescita per la flora in genere. Il sole ne è in parte responsabile,
poiché scende al di sotto dell'orizzonte solo per un breve periodo intorno a mezzanotte, mantenendo così illuminato il cielo notturno. Quasi tutte le femmine di alce partoriscono due piccoli. Solo quelle che partoriscono per la prima volta si limitano ad uno. La madre resta assieme ai suoi piccoli per circa un anno. Un campo di rape in piena fioritura attira molti animali. Nelle zone boschive disabitate, l'alce trascorre l'estate nei pressi delle paludi, dalle quali trae i minerali necessari per lo sviluppo delle corna ramificate. Nel sud della Finlandia, invece, l'alce ha scoperto una fonte di minerali molto più abbondante. Un campo di rape ben concimato è l'ideale per la crescita di un nuovo paio di corna. L'estate avanza e i piccoli aumentano di peso. Anche se il latte materno, ricco di grassi, costituisce per molte settimane la dieta base del piccolo alce, quest'ultimo inizia molto presto a rosicchiare cibo solido. Una tipica foresta finlandese è piuttosto spoglia e la sua vegetazione è alquanto scarsa. L'alce passa la maggior parte del suo tempo cercando cibo, ruminando il bolo e digerendo. La madre ha bisogno di ingerire grandi quantità di cibo per allattare il piccolo e rimanere in forze. Per la femmina dell'alce, la fine dell'estate significa l'avvicinarsi dei duri mesi invernali, assieme alla prospettiva di una nuova gravidanza e al fabbisogno nutritivo che questa richiede. Alla nascita, in primavera, i piccoli pesano circa 10 kg, ma il loro peso aumenta di circa 10 volte durante i mesi estivi. Anche le foglie più verdi sarebbero di scarsa utilità per l'alce se l'animale non fosse in grado di ruminare. Infatti, la maggior parte delle sostanze nutritive è contenuta nella cellulosa, una fibra praticamente impossibile da digerire. Con la ruminazione, l'alce è in grado di sminuzzare anche il cibo più legnoso, in modo che possa venire intaccato dai batteri e dagli altri microorganismi dello stomaco. Grazie a questo processo, la cellulosa diviene estremamente utile e si converte in latte materno e sostanze nutrienti. Dopo la ruminazione, mamma alce lascia che l'urina scenda lungo le sue zampe posteriori. In questo modo il piccolo, servendosi dell'odorato, riuscirà a trovare la madre anche quando l'oscurità o la vegetazione intricata la nasconderanno ai suoi occhi. L'alce seleziona il cibo con attenzione. Le piante tossiche vengono lasciate accuratamente da parte. Il cibo che soddisfa semplicemente le sue necessità viene tralasciato, se ce n'è a disposizione di migliore. I germogli appena spuntati sono l'ideale per l'alce. Seguendo l'esempio della madre, il piccolo impara gradualmente ad operare questa selezione. In futuro dovrà affidarsi esclusivamente ai propri sensi e alla propria esperienza. Un giovane abete potrebbe sembrare invitante, ma dopo essersene cibato un paio di volte, il piccolo alce impara a lasciarlo da parte. Un alto contenuto calorico non è sufficiente. L'alce maschio deve trarre dal cibo anche i minerali necessari per la crescita di nuove corna ramificate. Alla femmina servono gli aminoacidi contenuti nei germogli per allattare il suo piccolo. Le desolate foreste del nord forniscono all'alce solo una scarsa percentuale delle sostanze di cui ha bisogno. Ciò spiega perché questo animale vada alla ricerca dei luoghi in cui l'uomo accelera il ciclo naturale di queste sostanze, aumentandone la produzione grazie alla concimazione del suolo. In altre parole, le piantagioni. Un tempo, per i finlandesi, la caccia all'alce era parte della lotta per la sopravvivenza.
Perché la caccia avesse buon esito, il cacciatore doveva essere devoto al dio Tapio, il dio delle foreste. Per quanto riguarda l'agricoltura e l'imboschimento, l'alce è un vero flagello. Ma al tempo stesso è anche il più importante animale selvatico finlandese e rappresenta una fonte di carne ancora più abbondante della renna lappone. Il vero problema è costituito dalla predilezione dell'alce per alcuni tipi di piante. Una numerosa comunità di alci può impedire la crescita di una foresta di betulle. Spesso vengono poste recinzioni di rete metallica per proteggere dagli alci le piante e anche gli automobilisti. In genere questa misura ha successo, ma non in questo caso. Ci sono peli di alce sul reticolato. Anche se gli alci sono considerati un flagello per l'imboschimento, nell'attuale programma finlandese di gestione delle foreste vengono maggiormente tollerati. Oggi, infatti, si tende a dare molta importanza anche a produzioni diverse da quella del legno. Dopo l'abbattimento degli alberi, la foresta offre all'alce una maggiore quantità di cibo. Innanzitutto i teneri germogli sulle cime degli alberi abbattuti e poi i polloni che spuntano dai rami. I cespugli di mirtillo sono un utile sottoprodotto dell'imboschimento. Una mosca degli alci. Questa mosca parassita ultimamente è diventata un vero e proprio fastidio per le guardie forestali, per i cacciatori e per coloro che raccolgono frutti di bosco e funghi nel sud della Finlandia. Essa si nutre soltanto del sangue degli alci, ma ha la pessima abitudine di posarsi sulle persone per poi nascondersi tra i capelli o sotto i vestiti. La sua presenza è molto fastidiosa e talvolta può anche pungere, provocando così una reazione allergica al suo malcapitato ospite. L'alce svolge molti ruoli nel complicato meccanismo della vita nella foresta. Questo fungo colorato cresce generalmente dove ha urinato un alce. Lo sterco dell'alce forma un substrato per molti altri tipi di fungo. L'alce ha molti nemici. Al giorno d'oggi ci sono pochi lupi e orsi bruni nella foresta finlandese, ma abbondano i nemici più piccoli, come vermi parassiti, insetti nocivi e organismi patogeni. Nei gruppi numerati di alci, le malattie si diffondono molto rapidamente e quelle più gravi portano spesso alla morte. L'autunno è un periodo di cambiamenti radicali. Gli uccelli migratori si raggruppano in storni e partono alla volta del sud. La pioggia autunnale consente la crescita dei funghi. Le piante a foglie caduche cambiano colore prima che le foglie stesse cadano. I piccoli di alce nati in primavera hanno ormai il mantello dello stesso colore di quello degli alci adulti, ma continuano a rimanere con la madre. I legami familiari sono ancora forti e la madre continuerà ad allattare i propri piccoli fino ad inverno inoltrato. L'autunno provoca un cambiamento radicale anche all'interno del corpo dell'alce. La ghiotta vegetazione estiva viene meno e l'animale deve accontentarsi del misero cibo invernale. L'alce possiede il tipico stomaco dei ruminanti. Sono cioè i microbi a determinare la digestione del cibo. Con il passaggio dal nutrimento estivo a quello invernale devono cambiare anche i microbi digestivi e ciò richiede tempo. Un cambiamento troppo rapido potrebbe portare l'alce a digiunare fino alla morte. L'animale evita questa evenienza cominciando ad abituare lo stomaco alla dieta invernale nel periodo in cui ci sono ancora foglie verdi a disposizione. Questi pini silvestri sono stati danneggiati da un alce. Un maschio ha infatti strofinato le corna contro gli alberi per liberarle dal loro rivestimento vellutato. Sta per iniziare la stagione degli amori e i maschi diventano sempre più irrequieti. Durante la stagione dell'accoppiamento, il maschio scava delle piccole buche e le irrora di urina e di una particolare secrezione ghiandolare che odora di muschio.
Tutto ciò serve sia a tenere a distanza eventuali rivali che ad attrarre la femmina. Le femmine vanno in calore solo per un giorno al mese. I maschi devono darsi da fare per sfruttare l'occasione, altrimenti saranno costretti ad aspettare un altro mese, quando la femmina sarà nuovamente in calore. I maschi più forti riuniscono molte femmine attorno a loro e grazie alle narici sensibilissime possono stabilire quando una componente dell'harem è pronta per l'accoppiamento. Un'efficace dimostrazione di forza è in genere sufficiente a tenere a distanza i rivali. Solo quando si trovano di fronte due maschi molto combattivi si assiste ad una vera lotta. Nel periodo compreso tra il tramonto e l'alba vengono poste le basi per una nuova generazione di alci. Un maschio in condizioni ottimali si può accoppiare con una dozzina di femmine, realizzando così un ampio passaggio delle proprie caratteristiche alla generazione successiva. Dopo l'accoppiamento, la femmina inizia una gravidanza di 8 mesi. ...15 ottobre. Il giorno è finalmente arrivato. L'attrezzatura per la caccia è di ottima qualità. Gli uomini sono pronti. Per la caccia o per il massacro? Selezione è forse il termine più appropriato. La popolazione finlandese di alci viene tenuta sotto stretto controllo. Il ministero ha fissato il numero di alci che possono venire abbattuti. Le armi e le procedure sono state stabilite con precisione e i confini delle zone di caccia sono stati definiti. Si estrae a sorte per stabilire chi porterà il fucile e chi dovrà guidare l'alce verso i cacciatori. Anche la suddivisione delle parti della vittima è stata decisa. Molti allevatori e proprietari terrieri sanno che tra poco riceveranno la ricompensa dei danni causati dagli alci ai loro campi e alle loro piantagioni. Per il tipo di agricoltura e di imboschimento praticati dai finlandesi, la popolazione degli alci è troppo vasta. Questo provoca danni eccessivi alle foreste e alle piantagioni e comporta rischi molto elevati per gli automobilisti. Il numero degli alci va tenuto sotto controllo e ciò viene effettuato con la caccia all'alce che ha luogo ogni autunno. Questa selezione si basa su studi scientifici riguardanti la capacità riproduttiva dell'alce. Si mira a costituire una popolazione forte e sana e a ridurre al minimo i danni provocati da essa. Ogni anno si ottengono circa 6.000 tonnellate di carne grazie agli alci, gli animali del dio Tapio che vivono liberi nella foresta. La maggior parte di questa carne finisce nei freezer dei cacciatori e solo una piccola percentuale di essa raggiunge i negozi e i ristoranti. Anche l'aquila reale ha il suo bottino. Le interiore ed altre parti non commestibili dell'alce vengono lasciate nella foresta appositamente per i piccoli e i grandi carnivori. La crescita del numero di alci e un sistema di caccia più efficiente hanno fatto aumentare sensibilmente la quantità di cibo da lasciare a disposizione di questi animali e tutto ciò li aiuta a sopravvivere alla stagione più fredda dell'anno. Anche se la stagione della caccia non è ancora terminata, molte riserve hanno già raggiunto la quota stabilita. I fucili tacciono, ma l'alce continua a vagare da una parte all'altra della foresta. È già iniziato il suo vagabondaggio autunnale. Gli alci tornano nei loro rifugi invernali, dove crescono betulle e pini silvestri e dove lo strato di neve rimane sottile. Si entra nell'inverno. I maschi perdono le corna, ma le femmine portano in grembo la promessa di una generazione futura.